Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video decluttering. Allora, questo sarà un video abbastanza lungo perché si tratta di tutte le mie tinte rossetti liquidi per le labbra, ovviamente. E sono tanti, troppi. Non li sboccerò tutti perché sono veramente tanti. Se ve li siete persi, guardate i miei video decluttering precedenti e iniziamo subito. Nuovissimo acquisto, questa è Nabla nella colorazione Zen, lo adoro e ovviamente lo tengo. Come tengo questa tinta di Kylie che è vera, non è falsa, è di Candy K, è bellissima. E tengo anche ovviamente questo kit qua di Huda Beauty ed è quello con Girlfriend, Trendsetter, Sugar Mama e Bikini Babe. Adoro. Iniziamo. Ho Celebrity Skin di Jeffree Star, mi è arrivata da poco, lo adoro. E la tengo assolutamente, ovviamente, con anche il pack. E con anche il pack tengo Mannequin di Jeffree Star, che adoro. Ok, iniziamo. Questa qua non è di Jeffree Star, era Celebrity Skin di Jeffree Star, ma io ce l'ho già e come vedete è finta. Si vede dallo scovolino. Quindi questa la vado a regalare perché è molto 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 buona come tinta. Tiene veramente tanto, non me l'aspettavo mai finta, quindi ho Celebrity Skin e vado a regalarla. Tengo le mie due tinte di Superstay Ink di Maybelline nella colorazione 1505 Loyalist Lover. Le adoro, tengono veramente tanto e le tengo. Ok, si fa complicata la cosa. Questo è uno dei miei rossi. Questa di Kiko sta anche finendo, quindi lo finisco e poi lo butterò, ma lo tengo. Allora, Huda Beauty, questa era Trendsetter, la vado a regalare perché è finta, è una fake, adesso è il vero Trendsetter, quindi lo vado a regalare anche questa perché comunque tengono queste tinte. Diego Della Palma, nuovo acquisto, lo vado a tenere assolutamente. Le mie tinte di Moolah, le amo, queste sono In My Birthday Suit e Fetish, queste le tengo, ovviamente. Cade troppa roba qua, stanno cadendo tutte le mie pochettine. Colourpop lo vado a tenere, la adoro. Questa è Viper, faccio vedere la colorazione, è questa qua, la adoro. Vado a tenere assolutamente. Ah, che fatica. Allora, vediamo un po'. Sephora la tengo, numero 13, la adoro. Vado a tenere anche questa qui, che adoro assolutamente. Tengo anche questa di Essence, che è la Vibrant Shock nella colorazione 1, bellissima. E tengo nella colorazione 1 anche questo nude qua di Kiko, bellissimo. Ok, tengo questa che adoro assolutamente, insieme alla sua compagna di Kiko, che sono veramente belle. Tengo il matitone di Essence perché lo adoro, la Velvet Ink numero 02 Peony Star. Tengo Stone Fox nella colorazione piccola, cioè nella piccola boccettina di NYX perché è bellissima. E qua ho un po' di roba di NYX. Allora, cambiamoci. Qui ci sono dei tatuaggi che tengo perché a certe volte li faccio, sono carini. Quindi li tengo, dopo li mettiamo a posto. Questa qua la adoro, è di Deborah, è bellissima nella colorazione 01, bellissima, la adoro. Dunque, questa qua è una colorazione finta di NYX, quindi la vado a tenere perché il vero scrigno di NYX è fatto in questo modo qua. Questa qua è Embellishment, la tengo di NYX, questa qua è la finta di NYX, la vado a regalare perché comunque sono buone. Ho un'altra di NYX, questa è Corset ed è carina come colorazione, sì. È un grigio, però è carina come colorazione, la tengo poi di NYX, mi piace. E un'altra di NYX ho Push Up che è più marroncina invece. Questa è bellissima, Push Up, tengo assolutamente, anche se non mi piace molto la loro formulazione. Tengo anche questa di NYX che è bellissima e si chiama Soft Spoken. Questa
Questo matitone di Kiko mi piace, lo vado a tenere. È bello. Vado a tenere anche questo di Kiko che è nella colorazione 02 ed è bello anche se non tiene niente, però è un bel colore, quindi lo vado a tenere. Dunque. Allora, si è interrotta la mia registrazione perché non andava più e avevo fatto vedere push up che è stradiverso nella mini taglia, è stradiverso dal push up vero, in taglia grande, quindi la vado a tenere. E ho fatto vedere anche questa qua che è finta di Kylie, si chiama Like ed è questo colore qua e lo vado a tenere perché è stracarino anche se è finta la tinta, mi dispiace ma mi piace veramente. E stavo parlando di Yves Rocher che mi ha regalato l'azienda questo colore qua, che anche se non lo porto tanto, comunque vado a tenerlo perché Yves Rocher mi piace comunque. E andavo a buttare Lime Crime perché è finta e puzza, anche se è un colore bello però puzza, quindi la vado a buttare. Ne ho una di Anastasia Beverly Hills che comprai da Vittoria Benfenati. È una ragazza che vende trucchi, ma è molto disomogenea questa. La tengo perché è l'unica cosa di Anastasia Beverly Hills che ho, però è molto disomogenea come tinta. Niente. Questa qua è di Essence, la vado assolutamente a regalare perché ha un odore che a me stomaca veramente tanto, è un colore che tanto non vado ad utilizzare, guardate che rosa. Vado a regalarla. Questa qua è di L'Oreal, è un colore molto bello, uno scovolino che, oddio, io non mi trovo neanche troppo male, ma alle persone, la maggior parte delle persone non piace. Comunque è una mousse e la vado a tenere. Ho tutte queste mini taglie di NYX e le vado a tenere perché non ho dei rossetti di tanti colori diversi fra di loro. Questa qua è vintage di NYX. E sono dei colori più scuri che vado a tenere perché, come avete visto, io punto soprattutto sui nude. E vado a tenere anche questa perché è stra strana come tinta, stra strana. Questa è Exotic ed è bellissima. So che io non vado molto a puntare su questi colori, però sono molto belli, quindi li vado a tenere. Ho delle tinte di Kat Von D, questa è Lolita. Che adesso deciderò se tenere perché non mi fanno impazzire. Allora, Lolita lo tengo perché è un nude fantastico. Questa qua è venuto via il patacchino, quindi non so più che cos'è, ma questa la vado a regalare perché è un colore troppo scuro per me. Non mi piace. Non mi piace molto. Quindi lo vado a regalare. Ho poi questa di Kiko che è Sao Paulo ed è un rosino praticamente, lo vado a tenere perché non ho tanti colori così ed è di NYX, comunque mi piace. Ho questa che adoro, è di Too Faced e la amo come colorazione, come tenuta e tutto, quindi la vado a tenere. Questa è Corset, ce l'ho già Corset in taglia grande. Sì, quindi era questo qua di NYX. Questo andiamo a vedere se è uguale. Questo è uguale, quindi vado a regalarla alla mini taglia. Molto bene. Ycon è un colore che mi piace veramente veramente tanto. Non mi piace molto la formulazione di queste tinte. È un arancione che non ho, quindi vado a tenerlo. E ultimo ma non meno importante, Dose of Colors. Questa è bellissima. Stupendo questo colore. E lo vado a tenere. Questo colore qua. Quindi incastriamo un po' il tutto, andiamo a vedere come metterle. Vorrei cercare di utilizzare di più delle tinte di altre per tenere lo spazio Jeffree Star. Ok, la pop la riconosco, queste sono piccole, loro le adoro quindi devono stare sopra. Queste le conosco più o meno. Volevo riuscire ad avere un po' una decenza, però vado a togliere dalla scatola Nabla, vado a togliere dalla scatola anche loro.
Però queste le tengo perché mi piacciono un sacco. E Huda Beauty la terrò fuori, a meno che non riesca ad incastrarla. Vediamo se ce la facciamo. No, non ci riesco ad incastrarla. Quindi la terrò fuori. E niente, grazie di aver guardato questo video. Vado a rimettere a posto i miei tatuaggi. E spero vi siate divertiti. E noi ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale. Ciao!